Partire. Ok, siamo qui online, siamo con l'avvocato Bruno Mautone, siamo a Un pochi giorni, saluto. grazie, siamo a pochi giorni dal 2 giugno, che è successo il 2 giugno, Bruno? Bruno, mi senti? Ok. Molto male. Ok, il 2 giugno Ora che ho di sentito. 40, di 40 anni, parlaci del 2 giugno di 40 anni fa. Ti sento bene ora. Ok, il 2 giugno di 40 anni fa muore Rino Gaetano, muore assassinato. Ci vuoi raccontare come muore? Questa è un'ipotesi che ho rilanciato con grande vigore con tre mie pubblicazioni. È chiaro che una prova diretta sulla morte di Rino Gaetano, anche perché i documenti stranamente sono stati completamente distrutti, non potremo averla mai, a meno che i protagonisti di quella vicenda decidano magari con un sussulto di sincerità di tornare e di chiarire. Indubbiamente la notte del 2 giugno 1981 succede tutta una serie di incongruenze, assistiamo a tutta una serie di strane vicende. Rino Gaetano rimane gravemente ferito, come è noto, in un incidente stradale. Non viene curato da un'ambulanza di servizio ospedaliero, ma interviene in loco un'ambulanza misteriosa dei vigili del fuoco. Non si sa da quale caserma proveniente, né si sanno i nomi dei componenti di questa ambulanza. Fatto molto particolare è che, naturalmente, oltre che Rino Gaetano, rimane, anche se leggermente ferito, Antonio Torres, il conducente del camion che si scontra con la macchina di Rino Gaetano. Purtroppo nel 1981 l'Italia era in preda, no, agli echi, ai fuochi cosiddetti di terrorismo, e quindi la macchina di Rino Gaetano non venne immediatamente avvicinata, anche di agenti di polizia e carabinieri che si trovavano lì vicino perché vigilavano su ambasciate di paesi medio orientali, perché l'incidente di Rino Gaetano è avvenuto in prossimità di uffici diplomatici di nazioni, tra cui la Libia, che erano pesantemente sorvegliate, insomma, per motivi di rapporti internazionali. L'anomalia dell'intervento dell'ambulanza dei vigili del fuoco è duplice, sia perché all'epoca non esisteva un numero unico per chiamare i vigili del fuoco, sia perché interviene solo e solamente quell'ambulanza, nonostante vi fossero due persone coinvolte in un sinistro stradale. L'anomalia, innanzitutto, deriva non solo dalle modalità e dalle caratteristiche che contraddistinsero l'incidente stradale, ma anche dalla ricostruzione che il giorno dopo ne fanno i giornali. Danno una rappresentazione falsata dell'evento perché parlano di scontro frontale, accreditando l'idea, senza alcuna discussione, che era stato causato dalla macchina di Rino Gaetano che aveva invaso la corsia opposta e si era scontrata frontalmente con il camion che portava frutta a qualche rivendita, insomma, all'aperto lì a Roma. In realtà così non è, perché non fu uno scontro frontale, quindi una falsa rappresentazione della realtà, poiché sia la macchina sia il camion portano danni sul lato anteriore destro. Non solo, la Volvo di Rino Gaetano ha pure una fortissima rientranza sul lato anteriore destro, fino all'altezza della portiera e della maniglia della portiera anteriore destra. Quindi, prima anomalia, falsità della informazione ed accreditare che il sinistro stradale avvenne, tra virgolette, per colpa di Rino Gaetano. I giornali riferirono pure che l'autista Antonio Torres avrebbe visto l'artista crotonese con gli occhi chiusi, salvo ridestarsi pochi secondi prima dell'impatto. Io ho parlato con Antonio Torres nel 2013, l'ho contattato e Antonio Torres mi ha riferito tutta una serie di circostanze che contrastano
con le ricostruzioni fornite dai giornali. Antonio Torres dice che non si ricorda e che non gli risulta vero che Rino Gaetano aveva gli occhi chiusi e poi li apre poco prima dell'impatto, e addirittura dice che non è vero che lui tentò di portare soccorso all'artista, perché lui stesso fece appena in tempo a scendere dalla cabina per poi svenire e rimanere così in stato di incoscienza sul selciato del tratto viario ove vi fu l'incidente. Addirittura appena 48 ore dopo l'incidente vi fu un'interrogazione parlamentare di due senatori, Araldo Di Crollalanza e Tommaso Mitrotti, rivolto al governo, una interrogazione parlamentare scritta. Questo smentisce pure, mi dispiace dirlo, ma smentisce oggettivamente le notizie propalate da Anna Gaetano, secondo la quale non vi furono incongruenze o contraddizioni nei racconti e delle ricostruzioni del sinistro. Addirittura vi furono talmente tante anomalie che due senatori intervengono per chiedere chiarimenti al governo. E la sorella, sì. La sorella, certo, la sorella. Altra circostanza inquietante è rappresentata che comunque questa misteriosa ambulanza dei vigili del fuoco non trasporta Rino Gaetano in un ospedale o vi è il reparto di traumatologia, ma lo trasportano al policlinico, che era un nosocomio privo del reparto di traumatologia. Naturalmente, se fosse intervenuta un'ambulanza di un qualsiasi ospedale, questo errore fatale, angosciante, cioè di portare un ferito con un grave trauma cranico in un ospedale sfornito del reparto di traumatologia, non sarebbe mai avvenuto. Laddove un'ambulanza misteriosa, di provenienza misteriosa e di conduzione misteriosa, poteva aver l'alibi di dire: noi siamo stati magari capaci di intervenire prontamente, non siamo dei medici, non siamo infermieri e quindi non sapevamo di sbagliare portandolo al policlinico. Altra contraddizione che riguarda il sinistro stradale è emersa in maniera clamorosa dalla risposta del governo. Non risponde il governo di Arnaldo Forlani, investito dall'interrogazione parlamentare, ma risponde il governo successivo, a guida Spadolini, peraltro molto vicino ad ambienti massonici, e che risponde all'interrogazione parlamentare, e questo governo successivo è diverso rispetto a quello di Arnaldo Forlani, e la risposta viene fornita tramite il ministro della Sanità Altissimo, Renato Altissimo del Partito Liberale, a sua volta altissimo esponente della massoneria. Era un uomo di fiducia di Zanone, all'epoca presidente e segretario del Partito Liberale, e massimo grado in logge massoniche del Piemonte. Questo per dire pure la singolarità, insomma, dei personaggi e delle ricostruzioni. Ebbene, in quella risposta del governo, comunque il governo stesso ammette che addirittura furono 6 gli ospedali che non curarono Rino Gaetano. Questa documentazione ufficiale sbugiarda, mi dispiace dirlo, ma questo è il termine giusto, Anna Gaetano, che non più tardi di circa un anno fa ha sottolineato che è una leggenda. Quella è una leggenda, quindi una falsità, secondo lei, quella relativa alla mancanza di soccorsi portata da più ospedali a Rino Gaetano. In realtà è un dato acclarato, un dato documentato, e il governo non poté nasconderlo, perché dal policlinico risultavano chiamate ai vari ospedali. Poi, se vuoi, possiamo parlare pure, Max, dell'aspetto, se vogliamo, esoterico, cioè che la morte di Rino Gaetano, lui si doveva sposare tra l'altro dopo qualche settimana, la morte di Rino Gaetano coincide perfettamente con la narrazione musicale che l'artista aveva composto nel 1970. Nella ballata di Renzo narra le vicende di un automobilista che rimane ferito in un incidente stradale a Roma, e Rino Gaetano, questo succede, non viene curato al policlinico, al San Giovanni, al San Camillo. Fatto sconvolgente, i primi 3 ospedali allertati per curare Rino Gaetano, e non lo curano, furono proprio il policlinico, il San Giovanni e il San Camillo. Il protagonista della canzone di Rino, Muore all'alba, e Rino Muore all'alba,
e, paradosso dei paradossi, il protagonista della canzone non trova un posto al cimitero e anche Rino Gaetano non trova un posto al cimitero, e infatti la sua salma venne portata nel cimitero di Mentana a Roma. Addirittura non reperirono finanche un piccolo pezzo di dignitosa sepoltura per un grandissimo artista. Quindi scusami, scusami Bruno, ricordiamo che l'incidente avviene in via Nomentana, che è una via di Roma, no? Una via di Roma piuttosto lunga, no? Giusto, di Roma? Molto lunga, era solitaria, tra l'altro, la incidenza di traffico, erano circa le 3 di notte. Anche lì però vi sono contraddizioni, perché il governo non è stato in grado di riferire con precisione l'orario dell'impatto. Chiaramente è importante stabilire l'orario dell'impatto, perché eventuali responsabilità nei soccorsi, eventuali ritardi nei soccorsi venivano rimarcati tanto più se l'incidente veniva, come dire, retrodatato come orario. Quindi anche l'orario è stato, tra virgolette, come dire, avvolto da una cartina, da una cortina fumogena, e quindi pure lì non vi è chiarezza. Ma poi vi è da dire un'altra cosa: nella risposta del governo sulla morte di Rino Gaetano si dice che venne curato al policlinico da un medico di cui non si fa il nome, ma se non vi era il reparto di traumatologia, questo medico chi era? E se, come è stato o come dovrebbe essere stato, veniva da un nosocomio esterno, da quale ospedale veniva? Chi l'aveva chiamato? Quindi, come vedete, sull'incidente di Rino Gaetano vi è una serie incredibile di anomalie che hanno portato, ribadisco, ad un'interrogazione parlamentare, e oltretutto, oltre alla falsa rappresentazione della dinamica dell'incidente, vi è pure un'omissione. Cioè, i giornali non riferirono che la macchina di Rino Gaetano e forse anche l'autocarro di Antonio Torres urtarono contro un albero di platano situato nel singolo tratto viario dove avvenne l'impatto. Ma Bruno, mi sembra di ricordare che nei tuoi libri, o sì, forse in qualche tua intervista, accennavi al fatto che Rino già l'anno prima ebbe un incidente da cui si salvò. Sì, sì, però ho documentalmente appreso che questo incidente, in realtà, Bacchus, ebbe, come dire, protagonista un automobilista alticcio che aveva bevuto, e gli effetti e le conseguenze di quel sinistro sono state poi enormemente ingigantite dalla stampa. E però anche questo ingigantimento e sviamento di un primo incidente stradale mi conducono a dire e a sottolineare che sul Rino Gaetano si è esagerato e si è cercato di esagerare in talune circostanze e diminuire del tutto altre circostanze, quasi che quindi sulla vicenda biografica umana e anche sulla morte di Rino non si debba conoscere una verità documentale ed effettiva. Sì, aggiungo di più, sì, che l'albero di platano era una firma di un noto, diciamo, noto servizio segreto, ma era ironico definirlo noto servizio segreto, la CIA, cioè un servizio la CIA e agenti del Ministero degli Interni italiani. Era il noto servizio segreto, era un apparato di circa 300 agenti, quindi insomma un apparato non certo trascurabile, veniva finanziato dal Ministero degli Interni italiani e dalla CIA, e la specialità letale di questo noto servizio era quella di uccidere persone ritenute scomode, come con incidenti stradali, e spesso, ecco, vi era la presenza dell'albero di platano nei luoghi ove le vittime predestinate venivano uccisi, con incidenti che sembravano legati al caso e che in realtà erano stati congegnati in maniera molto diligente e molto con alta capacità criminale da tecnici, servizi segreti
italiani erano celebri per questa specialità. Addirittura negli anni che furono, Max fecero da istruttori al Mossad, insomma al servizio segreto israeliano, che è un servizio eccezionalmente preparato, e addirittura pigliavano lezioni dai servizi segreti italiani per questa specialità. Questo è tutto dire. L'albero di platano, infatti, si riscontra in altri incidenti, la morte dell'onorevole Dugoni, la morte del segretario dell'onorevole Dugoni, la morte del generale Ciglieri, che aveva delle carte riservatissime e delicatissime che provavano il coinvolgimento di ufficiali delle varie armi in colpi di Stato. Sono morti tutti con incidenti stradali con la presenza del platano. La magistratura, indagando sul noto servizio segreto, ha trovato documentazione che dimostra come questo noto servizio segreto o anello era, come servizio segreto, specializzato in incidenti stradali procurati. E ma se vuoi posso aggiungere un'altra cosa. C'è. A Don Guarino i suoi agenti che facevano parte di questo noto servizio segreto. L'amico più caro di Rino Gaetano è Enrico Carnevali. Enrico Carnevali, secondo me, come Rino Gaetano, è stato sacrificato, perché muore questo carissimo amico di Rino Gaetano con incidente stradale anche sulla via Nomentana. Muore a 39 anni, lavora all'ambasciata americana, e il papà di Enrico Carnevali, Enrico, come dicevo, lavora un lavoro delicatissimo, importante, all'ambasciata americana di Roma. Il papà di Enrico Carnevali, Cesare Carnevali, era un esponente di spicco dello spionaggio italiano e addirittura aveva contribuito a fondare il noto servizio segreto Anello, cioè, ribadisco, un servizio segreto che aveva tra le varie specializzazioni quella di procurare incidenti stradali. Però ma Cesare Carnevali fa pure un'altra cosa. Scusami, Bruno, quando io parlavo dell'incidente dell'anno prima, intendevo non ti dire sento che... chiaro. Ma... Ah, ok, aspetta che mi allontano un attimo. L'incidente dell'anno prima è già un primo tentativo di uccisione, nel senso gli hanno sabotato forse l'auto già l'anno prima? È caduta la linea. È caduta la sua linea, però. Allora che faccio? Chiudo? No, aspetta un secondo, vediamo se... Allora, comunque stavamo parlando dell'incidente l'anno prima, probabilmente è stato un primo tentativo di omicidio. Vediamo se sta riconnettendo Bruno. Ok. Ok, Bruno, adesso non ti sentiamo, però probabilmente all'inizio così. Aspetta che provo. Non ti sentiamo, Bruno, non so da cosa dipenda. Non riesco a sentirti, Bruno. Non ti sentiamo. Provo a cliccare adesso. Proviamo adesso. No. Casomai riproviamo. No. Sto provando. Come uno strumento qua. Che dove qua proviamo, se no ripartiamo con una seconda diretta, se non riusciamo a è ricaduto, ripartiamo, facciamo una seconda diretta, dai, chiudiamo questa e ci sentiamo fra 5 minuti. Saluto intanto però anche Elga Malossi, se volete fare poi nei domande nella prossima diretta. Aspetta, Bruno sta provando a ricollegarsi. Se avete delle domande sulla destra potete fare... Ok, Bruno, sembra che sei ricollegato adesso. Sento male proprio. Mi senti? Ok, adesso ti sento, sei collegato, siamo ancora online. Mi senti, Massimo? Max, mi senti? Perfettamente, ti sentiamo perfettamente.
Ora mi senti? Va bene, è caduta la linea. Ok, allora... Io sento un po' male. Ok, senti, parliamo dei collegamenti con Pecorelli e Pasolini? Non... Allora, ho capito che parlavi di Pasolini, giusto Max? Sì, ok. Sì, Rino Gaetano al pari di Pasolini mostra nelle sue canzoni di conoscere un libro misterioso dedicato a Eugenio Cefis, scritto da un giornalista che non si firma col proprio nome o da un'equipe di giornalisti che non si firmano, e vi è uno pseudonimo, Giorgio Steinmetz. In questo libro Giorgio Steinmetz, che ribadisco è uno pseudonimo, senza mezzi termini accusa Eugenio Cefis di essere il mandante della morte di Enrico Mattei. Tra l'altro non è assolutamente, come si può pensare subito sentendo queste concezioni, lo definisce pure addirittura legato alla mafia, insomma un libro nel quale ci si scaglia in maniera violenta contro Eugenio Cefis. In questo libro, che venne fatto letteralmente scomparire perché era talmente scomodo, talmente estremo nelle accuse contro Cefis, che Cefis stesso e i suoi supporters politici lo fecero materialmente scomparire. Cioè vanno in tutte le librerie d'Italia e pigliano le copie, presumibilmente poche copie, perché la distribuzione rimase misteriosa e anche l'autore, perché non si voleva far identificare, e addirittura mani, come dire, da ladro, andarono pure alla Biblioteca Nazionale di Roma e alla Biblioteca Nazionale di Firenze, dove risultavano copie di questo libro, per asportare pure dalle pubbliche biblioteche, quindi di Roma e Firenze, le copie residue di questo saggio. Sì, che ribadisco, scusa, volevo sottolineare che, essendo io editore, è una cosa incredibile, perché la Biblioteca di Firenze per legge deve avere una copia di tutto quello che esce, e quella di Firenze in particolare è incredibile che non ce l'abbia più la copia. Esatto, Max, fecero pure questo, cioè i libri, le copie di questo libro nel quale vi erano delle accuse dirompenti contro Cefis risultavano nel registro di ingresso sia della biblioteca di Firenze sia di quella di Roma, dopodiché queste mani febbrilmente cercano le copie e fanno scomparire, ribadisco, pure da quelle importantissime strutture culturali, quali sono le biblioteche pubbliche di Firenze e Roma, le copie. Era un libro pericolosissimo, però quello che è interessante è che Rino Gaetano mostra di conoscere, al pari di Pasolini, perché Pasolini conosceva quel libro e dopo spiego perché, dicevo, Rino Gaetano mostra di conoscere quel libro perché nel suo brano La Berta Filava usa una locuzione, santo vestito d'amianto. Ebbene, in quel libro Giorgio Steinmetz, in senso ironico, definisce Cefis santo vestito d'amianto. Pasolini conosce anche il libro, al pari di Rino Gaetano. Se vogliamo, Rino Gaetano al pari di Pasolini conosce quel libro, perché il regista e autore e scrittore Pasolini, dopo che è deceduto, si vanno a perquisire le sue librerie, il suo studio, ed esce una copia integrale del libro, anche se in fotocopia, con una lettera di accompagnamento di un amico, era uno psicologo. Vedete che questi due grandi artisti, Pasolini e Rino Gaetano, sono accomunati da una morte prematura, ed entrambi conoscevano i contenuti esplosivi di un libro che pochissimi conoscevano, perché venne fatto letteralmente scomparire. Sì, Petrolio, che poi uscirà il libro Petrolio di Pasolini. Non si sente nulla, non vedo più Max. Mi senti meglio adesso? Libro Petrolio, facevo riferimento al libro Petrolio. Non ti sento, Max, non ti sento. Ah, ok. Problemi tecnici. Senti, se vogliamo passare anche ai riferimenti con Pecorelli. Io mi vedo, sì, se si vede che fa. Non ti sento. Riferimenti a Mino Pecorelli? Ecco, ora ti vedo. Ok, dicevo, passiamo a riferimenti a Mino Pecorelli?
Non ti sento, non ti sento. Non riesco a capire cosa dici, Max. Non ok, ti sento. Ci riprovo. Parliamo di Mino Pecorelli, tutto quello che è legato a Pecorelli, a Mino Pecorelli. Mi spiace, continuo a non sentire, Max. Ti vedo pure con immagine. Aspetta, allora scrivo Pecorelli. Pecorelli, vediamo un po'. Non ti sento. Ho scritto sul messaggio. Se tu guardi sulla destra, ho scritto Max, non, purtroppo mi spiace ribadire il concetto, non ti sento. Non sento. Ok. Ho provato a scrivere di fianco. Se tu guardi alla tua destra, ho scritto la domanda su Pecorelli. No, niente, è caduto. Vabbè, riprenderemo questa trasmissione in una situazione più agevole, perché la linea va e viene. Adesso dobbiamo fare un riferimento molto importante al giornalista Mino Pecorelli, infiltrato nella P2 e che aveva sputtanato la P2 e aveva anche lui è stato ucciso col mandante Andreotti. Adesso Bruno sta tentando di ricollegarsi. Adesso proviamo, vediamo. Sta provando, e dobbiamo parlare anche di altri aspetti legati al caso Sindona, ai collegamenti con servizi segreti e la P2. Non lo sentiamo. Come? Ok, non lo sentiamo. Ok, lui sta provando. Intanto io dico di cosa avremmo dovuto parlare, non so se riusciremo stasera, ne parleremo altre volte. C'erano i testi delle canzoni, alcune clamorose come La Berta Filava, Spendi, Spandi, Spendi, e Non te regge più, proprio sono clamorosi. I riferimenti allo scandalo Lockheed del 76, che fu l'unico anno che non si fece il Bilderberg nel 76, perché il principe Bernardo, fondatore del Lockheed, fondatore cioè del Bilderberg, era legato allo scandalo Lockheed. Solo nel 2020, con la pandemia attuale, non si è fatto il Bilderberg. Dovevamo parlare anche di Arrigo Molinari, il questore ucciso poco prima della sua udienza contro Banca d'Italia, ma legato anche a Tenco e con dei riferimenti che Bruno Montone avrebbe dovuto dirci. La presunta affiliazione di Rino alla massoneria, e grazie a comunque tutto l'operato fatto da Bruno Mautone, adesso per i 40 anni della morte di Nogaetano hanno parlato il Corriere del Mezzogiorno, addirittura il sito che mi ha detto Bruno, che lo devo leggere, Italia News 24, che in lingua inglese ha parlato dell'assassinio di Nogaetano, grazie a tutto il lavoro fatto da Bruno Mautone. Questi erano, diciamo, i macro argomenti. Non so se adesso Bruno riesce a sta tentando, è ancora caduto. Quindi uscì il libro Petrolio di Pasolini, in cui c'era il santo vestito d'amianto, che era questo Cefis, che era il capo prima dell'ENI e poi della Montedison, il più grosso agglomerato industriale d'Europa, comandato precedentemente da Mattei, ammazzato, si presume, da Cefis Mattei. Bruno sta riprovando, adesso forse ci riusciamo. Quindi era importantissima la figura di Cefis, anche perché è il fondatore della P2, non è Licio Gelli, come tutti pensano, ma è Cefis il fondatore della P2, come anche risulta da le informative dei servizi segreti. Okay. Guarda, io provo a parlare, Max, perché mi senti ora? Io ho avuto qualche problema. Allora, parlavamo di Pecorelli, giusto? Bravo, ok. Sì. Di Pecorelli. Esatto. Beh, quello che è sconvolgente ed interessante è che io già nei primi due libri delineavo una certa trattazione di tematiche comuni tra Rino Gaetano e Mino Pecorelli. Chiaramente
Rino Gaetano tratta certi argomenti con parole chiave, invece Mino Pecorelli ha più spazi a disposizione perché era editore di OP, Ordine Pubblico, osservatore politico, lui era pure molto ambiguo, diciamo osservatore politico, faceva dei lunghi articoli dedicati a fatti inquietanti della storia. Invece Rino Gaetano chiaramente non ha gli spazi narrativi di Mino Pecorelli, però inserisce nei suoi brani dei riferimenti talmente precisi, talmente millimetrici e chirurgici, che fa riferimento proprio ad avvenimenti che anche Pecorelli sviscera in maniera coraggiosa ai limiti dell'incoscienza. Per esempio, Mino Pecorelli di Verzotto, un parlamentare democristiano molto vicino ad ambienti mafiosi, è addirittura collegato. Ho paura che stia per cadere ancora, ma questo sembra i residui della P2 che rompono le palle, perché in teoria sta parlando, io non lo sento, però risulta collegato. Ok, comunque l'argomento era Pecorelli, anche lui ucciso, e tutte le indagini portano che il mittente dell'uccisione di Pecorelli è Andreotti. Pecorelli, ricordiamoci, infiltrato nella P2, aveva la tessera P2, ma sputtanava tutto e tutti, così come Rino Gaetano sputtanava tutto e tutti attraverso dei testi, diciamo, enigmatici, ma così come poi Pasolini nel libro Petrolio o nell'Io... anche discorsi pubblici che faceva Pasolini, era nettamente a conoscenza, no? Dichiarava di essere l'intellettuale che studiava questi avvenimenti collegando i puntini, quello che non facevano i giornalisti. Nell'Io so di Pasolini è una cosa eclatante, siamo a livello del J'accuse di Émile Zola, siamo a quel livello lì. Ci vorrebbe oggi un Émile Zola, un Pasolini che facessero un bel Io so e un J'accuse a Mattarella che avalla tutti questi decretini anticostituzionali prima del sedicente professore di giurisprudenza Conte, sbugiardato da tutti i giudici, da tutte le sentenze di tutti i tribunali, e poi da Mario Bilderberg Draghi, 8 volte a Bilderberg, nato e cresciuto in Goldman Sachs. Comunque io presumo che rifaremo un'altra diretta in condizioni ambientali, diciamo, demassonizzate da questi, sono ancora i residui della P2 che magari cercano di rompere le palle. E, direi comunque la prossima volta, se avete domande, interventi, richieste legate a Rino Gaetano, di scriverle nella parte sulla vostra destra, il computer, cioè la messaggistica di questo StreamYard, cioè di Facebook sostanzialmente, dato che siamo... Ok, va bene, allora chiudiamo. Io c'era anche da fare un grosso riferimento a Rigo Molinari, appunto, che è legato al signoraggio, perché da Rino Gaetano arriviamo al signoraggio tramite Rigo Molinari, arriviamo al Bilderberg tramite lo scandalo Lockheed, quindi veramente si apre un mondo che i giornalisti tutti, a parte Pecorelli e pochissime altre eccezioni, tutti ritardati e negazionisti della libertà, perché negazionisti sono coloro che negano le cose ovvie, le cose straovvie, no? Negano che l'aria, si respira l'aria, negano tutto. Che dire, io direi riprendiamo questo interessante nei prossimi giorni, questa interessante diretta con l'avvocato Bruno Motone, grazie al quale si sono svelate tutte le situazioni legate a Rino Gaetano, e financo oggi i giornaloni come il Corriere, il Corriere del Mezzogiorno e altri giornaletti o come volete chiamarli cominciano a dire che forse i servizi segreti hanno ucciso Rino Gaetano. L'anno prima magari ci hanno provato il primo incidente e l'anno dopo ci sono riusciti. Comunque ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Grazie, si è collegato anche Gianluca, e potete usare comunque la messaggistica per fare la prossima volta, per fare domande, osservazioni, critiche o qualsiasi cosa vogliate fare, in maniera educata ovviamente.
Ciao a tutti, facciamo il fine trasmissione. No, si è appena ricollegato. No, aspetta, non ancora, aspetta, eccolo. Bruno, no, aspetta. Ok, no, è caduto ancora. Niente, chiudiamo. Ok, aspetta che riprovo. Ok, riprovo, chiudo, aspetta.